basically all of those things that are growing and then they die, it's like a bank. All of those plants, all of that life is depositing into the bank. Diciamo, si crea un deposito anche di piante che nascono, poi muoiono e rimangono comunque bloccate, rimangono lì sulla chioma. And it's because of all of those elements being on landscape that you're able to increase the fertility, right? The production of those forests, of Ed è those. proprio grazie alla loro presenza che aumenta la produttività e la presenza, la fertilità del suolo stesso. So for example, here we go. I'll use this one. At least this one has 9 layers. Sometimes they say that there are seven. Quindi ci sono nove strati, alcuni dicono sette. So these would be the different layers that make up the forest, for example. Quindi So sono i vari strati che compongono la foresta. Quindi everything from the canopy or the tall trees. a partire dalla chioma più alta, dal punto più alto dell'albero, To the sub-canopy or the large shrubs. fino, sì, ad esempio lo strato di Kind of the piume mid, più basse oppure di arbusti più, diciamo, medi. right, the Arbusto, mid, un shrub è un the arbusto. medium trees, the mid-sized Sì, trees. diciamo sì, degli arbusti di Right. media dimensione. Good, yeah. Then you have sort of the shrubs, Poi ci sono gli arbusti shrub più layer. bassi, sì. Then you come down to the herbaceous layer, like what you would have with a lot of your vegetables. Quindi ci sono, poi c'è la zona delle erbacee, la vegetazione erbacea. Poi Then you have the ground cover. il sottobosco. Right. Then you have also the ground cover could be like the creepers, the things that Possono crawl. essere anche animali, diciamo, rampicanti che si estendono sul suolo. It can also be the then you have the actual underground layer here, just below the surface. Poi c'è effettivamente lo strato del tipo Which can include like roots, like sottobosco, the root layer. come sì, lo strato in cui ci sono tutte le radici. Right, root layer. Then you have the climbers. Poi ci sono le rampicanti. C'è Then lo strato delle rampicanti. you have say along areas where you have water, aquatic plants. Per esempio, se abbiamo un elemento, diciamo uno stagno, un punto, una fonte d'acqua, abbiamo le piante acquatiche. And then he's also included here the fungal layer or mycelial layer, which is basically like mushrooms and those kinds of things. E poi abbiamo lo strato dei funghi e dei miceti. So all of these elements is what makes up like a forest. Ecco perché tutti questi elementi insieme compongono la foresta. O Or a jungle. There, you'll una find giungla. something that occupies each of these layers in each of those biomes. Quindi o nella giungla o nella foresta troveremo tutti questi elementi. Right, so for example, this is something that was put together for a project we worked on in the Middle East. Quindi questo si riferisce ad un lavoro che abbiamo fatto nel Medio Oriente. This was actually for a project in Abu Dhabi, in Un progetto realizzato ad Abu Dhabi, the United Arab Emirates. negli Emirati Arabi Uniti. And what they were hoping to do with this project is create a city that was carbon neutral, zero emissions. Quindi il Masdar. nostro There you go. obiettivo era appunto quello di creare una città a zero emissioni di carbonio. So basically one of the things that came out of the initial study into creating a city that meets that requirement is that you have to produce food somewhere in or around the confines of the city. Quindi uno dei principi base dalla quale si è partiti è che dovevamo rendere possibile la creazione di alimenti, la produzione alimentare in loco, all'interno di quella zona. Because what they found in their initial analysis was that roughly half
not quite half of the carbon footprint of the city was due to having to import food every day. Perché hanno scoperto che la maggior parte, cioè l'impronta del carbonio, era dovuta essenzialmente al problema di importare alimenti, cibo da fuori. Now, in trying to create a system of food production in a climate like that of Abu Dhabi is pretty challenging. Realizzare un progetto di questo tipo è abbastanza ambizioso per una città come Abu Dhabi. And here's the reason. E qui questa è la motivazione. I think you'll find this pretty interesting. Che è, vedrete è molto interessante, abbastanza interessante. The rate of precipitation. Quindi il tasso di precipitazioni. In this is for men in the GCC. This is Middle East, North Africa, GCC, the Gulf states. Okay, quindi la zona dei stati del Golfo. And this is actually mainly the Gulf states. It's anywhere from about 70 to 140 millimeters. Si aggira quindi da più o meno 70 a 140 millimetri. It's mainly the Gulf states. Nella zona degli stati del Golfo. Anybody want to guess the rate of evaporation? Qualcuno di voi vuole indovinare il tasso di evaporazione? No. It's approximately, depending on whether or not you're at the on the coast or further inland. A seconda se ci troviamo sulla costa o nella zona più interna. It's anywhere from 25. So this is a year. Ovviamente quei dati sono per anno. It's roughly 2,500 to 4,500 millimeters. Quindi per è year. 2,500 da 2,500 a 4,500 millimetri all'anno. So you have far more water leaving. Quindi than you have abbiamo coming una in. Percentuale di acqua che evapora molto più alta rispetto a quella che effettivamente ne cade. So it's a problem. Il che è un bel problema. Where is coming from this water? So this is the dilemma. It's like, how do you grow food if you don't have any water? E questo è il problema. Come facciamo a produrre cibo, a piantare per produrre cibo se non c'è acqua? It's a pretty trick. This is kind of as a design problem to solve. This is very interesting because then you start looking into, okay, well, what is the history of the people or the societies of the region in being able to provide for themselves, for provide their... Quindi, dal nostro punto di vista, come facciamo? È una sfida. Cioè, da che cosa si parte? Dalla storia, come ha fatto la gente di quel posto a produrre il cibo, ad arrivare a quel punto? So, for example, when you think of the Middle East, or you think of North Africa, you think of the desert. What's one of the first things that comes to mind? Quando pensiamo a questi paesi, al Medio Oriente e al deserto, qual è la prima cosa che ci viene in mente? Oasis. Oasis. Right. The oasis. The thing that most people don't. Right. The thing that most people don't appreciate is the oasis was created. Una cosa che spesso non viene apprezzata è proprio stata la creazione delle oasi. That's a created assembly. Che è una cosa che è stata creata, è un sistema che è stato creato. It was a created assembly to be able to deal with the harshness of the environment. È un sistema che è stato appunto creato per cercare di risolvere il problema della difficoltà del luogo, because, quindi la siccità in questo caso. Because they didn't necessarily, you don't have enough water in regions like this to really have any like cultivated agriculture. Mm-hmm. That is mostly built on annual crops. Perché che cosa succede? Che in questi posti effettivamente non abbiamo la possibilità, non abbiamo grandi porzioni di terra coltivabile per una produzione che sia sufficiente, una produzione annuale che sia sufficiente.
So this is when you start getting into looking at food systems that are based on annual crops versus perennial crops. Quindi innanzitutto pensare a questi i raccolti annuali versus quelli pluriannali. So most of your conventional agriculture is all based on annual crops. La maggior parte dei sistemi di permacultura sono basati su raccolti annuali. Conventional. Quelli convenzionali, sì, sono basati su raccolti annuali. Right, so this is your most of your vegetables, your grains. Quindi per la coltivazione di cereali, verdure. Most of human history. La maggior parte della storia umana, infatti, has actually relied upon perennial crops, which are basically tree-based crops. In realtà si è basata su invece coltivazioni di tipo pluriannuali, perenni, che sono state la base della produzione agricola. So basically this would be like fruits and nuts and like the any kind of sort of food producing tree. Per esempio, pensiamo a tutti gli alberi da frutto. Coupled with some kind of animal husbandry or some type of hunting of some sort. Insieme a degli esempi di zootecnia da abbinare. And that's exactly like when you actually look at some of the studies that have been done of desert ecologies, desert food systems, that's what you'll usually see, is it starts out with some type of perennial tree crop and the husbandry of animals. Quindi, che cosa possiamo osservare? Potevamo osservare inizialmente in molte di queste zone desertiche una combinazione di coltivazioni pluriannali insieme a zootecnia. Right. Animal husbandry è l'allevamento like degli sheep animali. Or goats sì, la zootecnia nel senso di allevamento dei pascoli degli animali. Right. So and this again this is because of the lack of having access to a reliable source of water. È il problema principale appunto basato sulla mancanza della possibilità di avere accesso effettivo alle risorse. And you can still find many of these systems that are running to this day that of this type. E la maggior parte dei sistemi di oggi sono di questo tipo. Di questo tipo. So for example there's the gentleman with which I work with a man named Jeff Lawton from Australia, and he's documented a system in Morocco of this type. Can you repeat the name of Jeff Lawton. Okay, Jeff Lawton. Quindi essenzialmente sta lavorando su un progetto di questo tipo. And you can find this video on YouTube. I have a copy of it. But Jeff documented a system that's 2,000 years old. Il quale, come potete vedere in un video, sta appunto realizzando un progetto basato su un sistema, diciamo, sperimentato 2,000 anni fa. Right, and this is in Morocco. In Marocco. And so this food forest is basically, it's an oasis. But it has been designed. It was said to be something that was cared for by roughly 800 people. 800. Quindi era una sorta di oasi realizzata per circa 800 persone. And the basic structuring of this plot of land had these varieties. It had the palm trees. The palms were the overstory. Quindi la struttura della vegetazione era appunto aveva queste varietà, le palme alte, come vegetazione è stato più alto. Then you had olives. Poi gli ulivi. You had citrus. Gli alberi di cedro. You had pomegranate. Limone. The other one. Pomegranate. Melograno.
upgrade. Bananas. L'albero di banana. You had, they're not all written here. Quince. Quince. No, il faggio, no. Quince, anyone? Ah, il melacoton. Guava. 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 Pero delle Indie. Carob. Carob, I've seen it. You have carob here? Yeah. Carob. Tamarinds. Tamarinds. Ah, è tamarindo. What else did he mention? Oh, I think there may have been almonds. I think there may have been almonds. Anche forse mandorle. I mean, basically everything that he named are things that I've seen a lot of these things here. Molte di queste cose sono piante che ha visto anche qui. La maggior parte. I've seen a lot of them here. Because again, the climates are not that far off. But il clima non è proprio diverso, più o meno siamo lì. Now I think what's interesting is even after 2,000 years, this system that he had seen is still productive with really hardly any input. La cosa che ha notato è che appunto questo sistema è molto produttivo, è ancora produttivo adesso con praticamente nessun input, nessuna fonte in particolare di partenza. Because basically these design elements are able to harvest its own energy, it harvests its own water. Perché queste vegetazioni da sole riescono a raccogliere, immagazzinare energia, acqua. Oh, I almost forgot. Grapes. There were grapes in this too. Grapes. I just realized. I'm sorry. Le uva. Grapes. That's like uva. Almost like a. Grapes. Yeah, grapes. Grapes are mentioned. That basically, because of the nature of the main production elements, they're basically able to take care of themselves once they get up to a certain age, a certain stage of maturity. Quindi, data diciamo la tipologia di elementi, questi una volta che sono maturati, riescono si prendono da soli cura di se stessi, non hanno bisogno di molta manutenzione. Figs as well. I fichi. I can identify the species after the session. Yeah, I can get you the session. I can get you the species after the session. Dopo la sessione vi dirai le specie, le varie specie di palma. Che vedete. Come facciamo a raccogliere le olive in una food forest che comunque ha più livelli? In this food forest, how were they able to collect olives, to harvest olives, for example? Well, again, it's because, and this is the interesting thing about these types of systems, because they don't necessarily cater to the type of machinery, for example, that we use. This is an interesting opportunity to like reintroduce people to land again. Diciamo che non disponendo dei nostri macchinari ai quali siamo abituati, avevano degli strumenti diversi e questa è un'opportunità importante anche per vedere la terra e riavvicinarci alla terra da un altro punto di vista per noi, rientrare in contatto con la terra. And I'm glad you mentioned that because I think here's one of the interesting things to think about is that the way food systems specifically are designed or have been designed in recent memory, they aren't really arranged to accommodate people. I modi, i sistemi di creazione dei prodotti alimentari attuali sono fatti principalmente per agevolare le persone nel nostro sistema. They're made to accommodate the machine. Cioè, in realtà non sono fatti per agevolare le persone, ma rendere più facile il lavoro delle macchine. So you're thinking I have to drive a combine, or I have to drive a tractor, or I have to drive a harvester. Quindi questo mi porta a dover decidere che tipo di macchina devo usare, il trattore o un'altra macchina. Right, so that determines how the land is laid out. Il che poi ovviamente va a determinare come è sistemata la terra.
So it's not arranged because it's the best way to produce a crop. Quindi non è basato sul modo in cui è prodotto quel raccolto. It's arranged because it's convenient for whatever tool is going to be used to harvest the crop. Mentre noi ci basiamo, sistemiamo, organizziamo la terra per renderla più facilmente utilizzabile attraverso quel macchinario specifico. And that's a very that's a very different driver for of design. Ed è, diciamo, una forza motrice, un elemento molto diverso che spinge in direzioni diverse, appunto, in quanto progettazione, quando ci troviamo a progettare una terra. Because if you think about the amount of energy or the amount of work that's needed to generate this yield, this is a much better arrangement. Perché se pensiamo alla quantità di lavoro e di energia necessaria per costruire sistemi come quello, ci rendiamo conto che comunque è un sistema molto più efficiente, molto più funzionante. Le piante di olive necessitano di essere potate in quel sistema? In that kind of system, olives, olive plant need to be needed the pruning? Oh yes. Yeah. Well, I mean, there would be some management of the trees. Mm-hmm. There's certainly those, you know. There's the coppicing or the mulching, the sort of the tailoring of the trees to the environment, to that arrangement. There is some of that maintenance, yes. Sì, c'è bisogno di una potatura finalizzata però alla realizzazione di particolari forme. Viene fatto, diciamo, un po' su misura rispetto alla compensazione vegetale. Cioè noi utilizziamo anche senza macchinari, anche fisicamente con le mani o con i rastrellini, mm-hmm, che noi utilizziamo. Le lettici devono comunque andare. Il problema è che ci siamo posti, che ci poniamo da tempo, e sotto non ci mettiamo niente, se dobbiamo anche soltanto mettere le reti per la raccolta. Quindi senza reti? O quindi, con le reti? Non ho capito. Taking into account that we do not have to use machineries to collect, to harvest the olives, usually they put grids. Yeah. Do they have to put them, or is there a way to collect them without the grid? Without the grid. Oh, the grid. You would use some of those tools to do the harvest. I think the point is that you don't need the same types of energy input to create the production. So they can use the grid. Yeah, so absolutely. Sì, diciamo che la rete sì viene utilizzata, si può essere utilizzata. Quello che cambia è l'utilizzo dell'energia di input che viene appunto a mancare se non utilizziamo più determinati macchinari. Yeah. How can you cultivate something under the tree if you haven't put the net over it? Okay. Well, I mean, the way the crop is, like, so for example, depending on what type of tree it is and how you need to harvest that crop, it may dictate what other type of crop you're going to integrate in with the olive. So maybe you're not going to produce, say, vegetables, for instance, underneath the olive tree. That may determine how the cropping is done. Seconda del tipo di raccolto che si sceglie di fare, del prodotto da raccogliere che si sceglie di fare, dipenderà appunto il modo che utilizzeremo per raccogliere. So for example, I'll use this as an example, and I don't know if you can really make this out too well. This was a sample design again that Jeff had done for a place in Jordan. Quindi questo è un This is a sample design of a farm in Jordan. Ok, quindi questo è un esempio molto semplice di progetto, scusate. In Giordania. So again, the major element of this design is trees. Quindi l'elemento fondamentale sono gli alberi. Very similar to what you saw in the other figure. Un po' come abbiamo visto nell'altra immagine. So you'll see here
the row is made up of, in this case, a date palm and olives. Quindi qui invece abbiamo una struttura con le palme, gli olivi, le piante di olivo. And then in between those trees, in and around these trees, are legume trees. E tra le palme e gli olivi ci sono degli alberi di legumi. Like nitrogen fixing trees. Come appunto azoto. Annual crop. Annual. These are all annual crop. No, no, no. Well, no. These are perennials. Ah, no, quelli sono comunque perenni. Right. Sono tipo the acacia, right? Exactly. L'acacia. Exactly. So an acacia trees. L'acacia, sì. Are a good example of a legume tree. È un buon that esempio di albero di legume, sì, legumi che viene. Cioè, voglio dire, che per noi è un problema quotidiano. Cioè, sotto l'albero d'olivo. Va messa la. No. Non è una leguminosa piccola, è una perenne. Sì. Quindi di conseguenza non si può mettere sotto l'albero d'olivo. Ma non sta sotto. Parli del. Quindi sotto si lascia comunque lo spazio. Parli della rete della raccolta, sì. Under they can put the grid. They can put the grid to collect the olives. Yeah, yeah. I mean, in this case, if you not if, in all the part of no, the field. For instance, in this case, if there's nothing that's being grown underneath the olive tree that could be damaged, you know, that you would want to harvest. In questo then, caso, yeah. Se non ci sono altre piante, altre vegetazioni che abbiamo messo a coltivare right. Tra una pianta e l'altra, quindi la rete può essere messa perché non danneggia l'altra vegetazione. Like so, for example, there's a ground cover crop that's also used in this particular arrangement. It could be a ground cover that you're not worried about harvesting. C'è anche, per esempio, in questo caso viene utilizzata una specie vegetale di sottobosco che non ha bisogno di sistemi di raccolta. Right. So you're not really worried about damaging it. Quindi as non you're trying to harvest the olives. Quindi non vi preoccuperete poi del pericolo di danneggiarlo mentre raccogliamo i frutti degli altri alberi. Right. But the ground cover is still doing a job that you want done within this arrangement. Però allo stesso tempo questa vegetazione sta portando a termine il suo compito, il compito che abbiamo voluto che portasse a termine per questa right. Per questo sistema. Right. So, but the general understanding is that you are using all of these different elements that are tree-based production in this particular layout. Quindi il progetto appunto prevedeva l'utilizzo di queste diverse specie di piante di vegetazioni sul campo. And just to show the other two rows, for example, here they have apricots, pomegranates, and figs. Mm-hmm. Invece in quest'altro esempio abbiamo l'albero di albicocche, di melograno e di fico. With legume trees in between. Tra i quali abbiamo delle piante degli alberi leguminosi. Again with a ground cover crop. Con appunto la vegetazione del sottobosco. So for example a ground cover could be maybe alfalfa. Come per esempio l'alfalfa che si chiama pianta erba della Spagna o erba medica, una cosa del genere, erba medica. Alfalfa. Right. Also, in the next row here, they have, for example, the citrus tree. Quindi, invece, in quest'altra sistema abbiamo l'albero di cedro, per esempio. Then a legume tree. Un albero di leguminosi. Then a pear tree. Un albero di pero. Another legume tree. Un altro leguminoso. An apple tree. Un melo. Another legume tree. So you can see how there's an alternation between the productive tree and then the legume tree. And the legume tree is sort of used as a help to the fruit tree. Quindi possiamo vedere questa alternanza di alberi da frutto con alberi da legumi che aiutano alla crescita degli alberi da frutto. Right, so it's something that's it's like a support element. E come sono come degli elementi di sostegno per gli alberi da frutto. And you don't get food from. No, well, what's interesting about those trees, and it's a good segue.
Now, I've been talking about a lot about these nitrogen fixing trees, these legume trees. Quindi adesso parlerà un po' di più di questi alberi azoto fissatori. Yeah, so these are very important. They're a very important variety of tree in design. Quindi nella progettazione questa è una specie molto importante, una varietà molto importante. Because they perform a number of very vital jobs. They serve a number of very important functions. Perché svolgono tutta una serie di funzioni molto importanti nella progettazione. So what's nice about the way that this particular document is organized is it shows the different ways that these trees can be organized. Quindi è molto interessante vedere in questo documento le possibilità di organizzazione degli alberi. And in the organization of these trees, it also shows where you might have cropping areas. E possiamo anche notare da queste immagini vedere le zone in cui andremo a piantare appunto piante per il raccolto. So to give you just some to identify some of the uses of these trees. They can be windbreak. Quindi alcune delle funzioni che possono avere gli alberi, fare da barriere contro frangivento. Right, meaning it protects from being exposed to the impact, the buffeting of winds. Quindi proteggono appunto dall'azione del vento. Right, because wind can be a huge stress on a plant. Perché il vento può rappresentare una forte fonte di stress per le piante. Right, and it can also be a significant source of evaporation. Può anche essere una fonte importante per l'evaporazione. Right. Next, it can be a living fence. Poi ci può essere, diciamo, un recinto vivente, nel senso fatto da piante vive. Right, so you can use it at the edges of a property. Per delimitare, ad esempio, i margini di una proprietà. Or it can be something used to help be able to manage animals. Oppure per un recinto per gestire e tenere gli animali. Now what's nice about having a living fence is that fence can also be fodder. Un'altra forma, diciamo, di recinto può essere il foraggio. Right, it can be food for the animals. Quindi diciamo il cibo, il foraggio che diamo agli animali. What have I done? I'm sorry. Vabbè, I leave it there. Yeah, so many of the nitrogen fixing trees are actually very high quality animal fodder. Quindi molti delle piante azoto fissatori sono buone anche per gli animali. It's also very good timber. Sono anche delle piante buone per il legname che producono. Wildlife habitat. E per l'habitat della fauna selvatica. It's also excellent mulch material. Mulch. Sono anche un buon materiale per il pacciame. It can be used for shade. Può essere utilizzato come per l'ombra. Many of the nitrogen fixing trees are excellent bee fodder. Like, molti degli alberi di questo tipo possono essere utilizzati come, diciamo, foraggio per le api, alimenti per le api. Excellent honey from a lot of these trees. Si può fare del miele molto molto buono da questi alberi. So, for example, I'm going to Yemen after this. There's a honey that's made in Yemen primarily from the Prosopis, I believe it's Prosopis tree. It's what they call mesquite. I don't know what you call it in Italian. Mesquite. Sì, un miele nello Yemen viene prodotto un miele fatto appunto da queste. I know a lot of people think mesquite's like a big nuisance because of the thorns. Ci sono degli animali. I think in some places. Che spaventano. I think in some places they call it the devil tree because it. Alcuni li chiamano i diavoli. Like the livestock go to poke in and then, right, the thorns poke their eyes. No, it's the Prosopis is usually, it has, again, lots of thorns. It's pretty, it's a very thorny tree. Diciamo, molte spine sul corpo. It usually has a long yellow, usually the seed pods are yellow. Tipo una parte finale gialla. Actually, if you break them, they have a pretty sweet smell. Se lo si spezza, emana un profumo abbastanza dolce, ma...
Crossopis, what they call mesquite. Mesquite. I think that's the spelling. No, maybe we'll find we'll, it. We'll find it. Well, they make a very good honey, in excellent honey in Yemen called sidr. S-I-D-R honey. Producono questo miele che chiamano tipo sidro, miele sidro. Sidro. There are other honeys that are made from acacia. Mm-hmm. Yeah, pure right. Miele zidacato. And it's a very, you know, very large family. I think there's something like maybe 1100 species of acacia. Acacia. Yeah, mm-hmm. Very, very ci big. Ci sono, sì, tipo 1100, quindi 100, no, 1100 specie yeah. Di acacia. Big, big. But that's one of the really great uses of you know, some of these trees. They also are like, again, like a nurse, like a support for other species because they're so tough. Un'altra funzione è quella, diciamo, di sostegno per le altre specie che right. che sono accanto. They can be used as hedgerows. Può essere hedgerows. How do you say hedgerow? Hedgerows. No, linee di filiari. Like in England, for example, we have the fields are usually split up or bordered using hedges. Per esempio, sì, vengono utilizzati per delimitare le differenti, sì, i confini yeah. Dei vari appezzamenti di terra. And you know, and they're very useful ways of being able to demarcate, you know, different properties. Appunto, è un modo molto utile per marcare le varie proprietà di terra. It's also excellent erosion control. È un'altra funzione importante di controllo dell'erosione. Oftentimes, many of these varieties of trees are the only things that are able to survive in degraded landscapes. La maggior parte delle volte, in molti casi, queste sono le uniche specie vegetali che riescono a sopravvivere all'erosione. And unfortunately, there are a lot of people that don't really appreciate what these trees have to offer. Però molte persone purtroppo non apprezzano effettivamente tutto il potenziale che queste piante hanno da offrire. Yeah, like from a functional standpoint, because again, a lot of people, the only thing people can think about is the fact that a lot of these trees have thorns. Il problema è le spine, sì, la maggior parte, diciamo, delle persone non li usano perché hanno le sono piante spinose. So I'll give you an example. In Yemen, as I was saying before, is Prosopis, it's a huge nuisance to people. Per esempio, come diceva prima, nello Yemen questo tipo di insetto è molto, diciamo, conosciuto dalle persone. And they just want to get rid of it. Se lo trovano e se ne vogliono liberare, diciamo, hanno paura. Yes, no. It's like a tree. Ah, it's a tree. Sorry. Yeah, plant tree. Sorry. Ho detto animal. Okay. Oh, no, it's a plant, yeah. Sorry, I said animal. It's a very thorny tree. Yeah. I'll find a picture. And so so they've tried to rip out some of these trees in places or poison them. Quindi che fanno? Stanno cercando di eliminarli, di tagliarli oppure li avvelenano per farli morire. And what's happened in many of the places that they remove them is that they've had huge problems with like flooding and erosion and e che cosa è successo? Che in molte zone dove sono stati tagliati ci sono stati molti più problemi di erosione, di alluvioni, flooding. Because the reason why, usually if you have a weed or some kind of quote unquote nuisance plant appear is because it's trying to do a job that is no longer being done by what may have been there before. Can you repeat? Yeah, the reason why these plants often appear is because it's trying to do. La motivazione per la quale ci sono queste piante è perché appunto hanno uno scopo ben preciso, sono state messe lì per uno scopo ben preciso, quindi se le andiamo a togliere abbiamo delle conseguenze negative. And then you don't really come to appreciate what it did until it's gone. E alla fine che succede? Che non apprezziamo mai il valore di quello che avevamo finché non ce l'abbiamo più. They're a lot like people. Un po' come le persone. In that regard. Sometimes you don't appreciate people and what they have to give you until that person's no longer there. A volte non apprezziamo la loro il valore che loro hanno finché poi non li abbiamo più con noi. So, just to go through this a little more. Here's
you'll see that a lot of these nitrogen fixing trees look like they have this appearance. They have very small leaves. Molte delle piante azoto fissatori hanno questo, assomigliano a questa immagine. There's one right out when you go out the door here and you go to the c'è go to the right. C'è un esempio uscendo fuori a destra, cioè alla caccia. Right, and they and you'll see also on the roots there are these little nodules. Ci sono nelle radici dei piccoli, diciamo, noduli dei. Those are the rhizobium bacteria. Like the little colonies of bacteria. Che sono appunto delle colonie di batteri. On the roots. Nelle radici, sulle radici. You can find these, like if you pull up peas and beans and things on, and you look at the roots, like fava beans for example. Per esempio, se prendiamo i piselli oppure le fave e guardiamo le radici, you'll see the same thing. Vedremo la stessa cosa. And that's an indication that it has the nitrogen fixing rhizobium bacteria. E che appunto ci indica sono quei batteri che appunto servono per la fissazione dell'azoto. Another thing that you'll notice about these plants is that they usually they generate lots of seeds, so you'll have the pods. Un altro elemento chiave è che caratteristico è che producono molti semi. Possiamo assumere che in generale gli alberi che fanno baccelli sono azoto fissatori. Can they say that all the trees making beans having beans are natural fixator. Yeah, so you can, so the beans and peas are generally all legumes. Those are really great crops to use or plants to use if you want to have that function happen. You don't even necessarily have to harvest them necessarily. Sono piante che magari utilizziamo non tanto per prenderne i frutti come i bacelli eccetera, ma per la funzione che svolgono di appunto azoto fissatore. A casa un filare di alberi di Giuda, sono alberi di Giuda. Alberi di Giuda. Quello che fa i Giudas. Oh, Judas tree. Ah, it's the same in English. Judas no, Judas tree. No, you said you said Judas tree, and what I immediately thought of was the Sisyphus Spina Christi, the Jesus tree. No, you said Judas tree. I'm thinking Jesus tree. Judas tree. Red flowers before leaves. And it has the leaves that kind of sit. But like right red flower, yeah, very, like, very pretty. That's called the tree that I'm thinking of is it's a poinciana. Or a flamboyant. She has the name in Latin. Like that sounds like you were describing a flamboyant. What they call it in Spanish, they call it a flamboyant or flamboyant. The Latin name is Dahlonix. And it has a big canopy. Really pretty, molto, and it sort of kind of sits like this, bright red flowers. Really pretty, bright red flowers. Rossi. She knows the name in Latin. Churches still qua in Latin. Churches. Spell? Please. Churches. This is Latin. Okay. Yeah. I'll have to. I'm not sure if it's nitrogen fixing. I'll have to check, but it looks familiar. It looks very familiar. We can find it. Non sono sicuro che sia. It does have the pods. Well, yeah. There's a good likelihood that it's probably going to be leguminous. Probabilmente sarà un azoto fissato. So you can. So what we can do is, one of the things we'll do is we'll identify some of what some of those trees here are probably going to be, like what those particular design elements. Quindi potremmo appunto identificare quali tipi di piante possono essere utilizzate qui con questa funzione. Tipiche di qui della zona. I think what's interesting is if we look at, I mean, for those people that are curious about, okay, well, how much nitrogen is fixed by these trees? Because you know, there are examples where these trees have been used in cropping systems, and they've been able to triple production.
For example. È importante, molti si chiedono appunto la quantità specifica, la capacità di fissare l'azoto specifico di questa tipologia di piante, perché in alcuni casi grazie a queste piante il prodotto, la produzione è stata triplicata. Just simply by, for example, one of them that immediately comes to mind is Phidorbia albida, or Acacia albida, where they planted corn. This has been done in Africa, actually, fairly often, where they'll plant corn, and with this variety of acacia. Quindi che per esempio in Africa hanno utilizzato molto questo sistema, hanno piantato il grano mais e accanto questo tipo di acacia. And they've been able to document increases in production of 300%. È stato in grado di aumentare del 300% la produzione, quindi il triplo di produzione della pianta. Because of the nitrogen that's fixed by the tree. Grazie all'azoto fissato dall'albero. So for example here there's a couple of statistics in farming systems using nitrogen fixing trees. Quindi nei sistemi che utilizzano appunto gli alberi azoto fissatori. It is estimated that 100 to 1000 pounds of nitrogen per acre. Quindi si calcola, si stima più o meno tra i 100 e i 1000 pound di azoto per acre. Approximately 110 to 1100 kilograms per hectare. Più o meno 110-1100 kg per ettaro. Are accumulated every year by the nitrogen fixing trees. Vengono accumulati ogni anno da alberi azoto fissatori. Right, depending on species, soil and climate. Ovviamente ciò dipende dalle specie, dal terreno e dal clima. And then also coupled with that the efficiency of the rhizobium, the bacteria. Insieme anche all'efficacia del funzionamento del batterio rhizobium. And also the management of the tree. E anche alla gestione dell'albero stesso. So it's a very very valuable design element to use that can offer a lot of very useful function. Quindi è un elemento che può essere utilizzato in un progetto e che ha tantissime funzioni, valido per molte funzioni. Okay, so I just want to read this next part here. So incorporating nitrogen fixing trees in certain kinds of farm systems can enable the farmer to grow almost all of the nitrogen fertility necessary for crop production right on site, meaning you don't have to bring in any fertilizer. Quindi senza l'utilizzo, questo paragrafo vuol dire che senza l'utilizzo di fertilizzanti, che succede? Che inserendo alberi azoto fissatori in alcuni tipi di sistemi agricoli, che cosa otteniamo? Facciamo sì che l'agricoltore può crescere quasi, può ottenere quasi tutto la quantità di fertilità data dall'azoto necessaria per la produzione del suo raccolto. And that by incorporating these types of trees that this helps to boost the overall health of plants and soil. Quindi che cosa succede? Che grazie a questi alberi si ha una crescita vertiginosa della produzione. So for example here this was a study done in Hawaii. It said that just by using 15% quindi un'altra ricerca nelle Hawaii, per esempio, ha stabilito che soltanto con l'utilizzo del 15% della terra, right, dedicando quindi il 15% della terra a piante azoto fissatori, approximately 10 tons of mulch could be produced per acre per year. 10 tons. Approssimatamente potevano essere prodotte 10 tonnellate di pacciame, 10 tonnellate per acre and this mulch all'anno. Would contain 185 pounds of nitrogen. Contenenti 185 libbre di azoto, 11 pounds of phosphorus,
11 di fosforo and 72 pounds of potassium. E 72 di potassio. Right, so and these are the major these are the major elements found in synthetic fertilizer. Che sono, diciamo, le quantità che ritroviamo alla fine nei fertilizzanti sintetici. But it wouldn't have any of the destructive effects of synthetic fertilizer. Però ovviamente non abbiamo tutti gli effetti distruttivi dei fertilizzanti. So this is, you know, this is just another example of how trees can be incorporated into design and serve a number of different functions. E questo è soltanto un altro esempio che vi mostra come possiamo inserire gli alberi nella nostra progettazione per più scopi, con più funzionalità. I just want to make sure I mention all of the uses. So I've already run down a number of the different uses of abbiamo these già trees. Menzionato una serie di funzioni che hanno questi alberi. So we already had we had shade, wind shelter. Quindi ombra, riparo dal vento. Living fence. Recinto, diciamo, vivente. Right, then we have things like improved pasture. Migliorare il pascolo, no, mulch. Però pasture è anche, I know it, it's like, pasture non è il, like the land that the livestock la terra erbosa che si dedica al grazing, pascolo, grazing land. Il pascolo, ok, mulch, il pacciame, il foraggio, right. Again, the bee forage. Diciamo il cibo per le api. Some can be used for human food. Alcuni possono essere utilizzati anche per come cibo per gli umani. There's actually. Well, you can eat prosopis pods. Puoi assaggiare la terra di prosopis. You can make mesquite flour. Anche il fiore. I mean, I see you have. I see you have di Brad. Quelle piante lì che noi non abbiamo. So I see that you have Brad. Hold up Brad Lancaster's book. Sì, nel libro. Yeah, you need an Italian translation of this. Vuole una traduzione in italiano this del libro. This book's actually translated into the first volume is translated in Arabic. Il primo è stato tradotto, yeah. Il primo volume so è stato tradotto Brad in arabo. The first edition in Arabic. Yeah, good. He's a good dude, by the way. Very good guy. Brad Lancaster, who's the author of Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, highly recommend his books. Il libro di Brad Lancaster, molto ve lo consiglia. He has an organization, or he's part of a group. He's part of a group. He's part of a group called Desert Harvesters. Lui fa parte di un gruppo che si chiama i Raccolti del Deserto. Harvesters. I raccoglitori del deserto. I would like just to show a picture of mosquitoes because Yeah, please. But there are not any picture, there is just a scheme of the I can probably pull up some pictures of mosquito on here. Magari vi riesce a trovare qualche foto, qualche immagine lui perché nel libro non ci sono. I will. So this, let me finish this bit here. So Brad is part of a group in Arizona, I think in Arizona, called Desert Harvesters. Now what they do is they, one of the things they harvest is mesquite. Ok, quindi lui fa parte di questo gruppo in Arizona chiamato i Raccoglitori del Deserto. È una delle cose, diciamo, una delle vegetazioni di cui si occupano è proprio questa mesquite, che non... Now the pods can be harvested and you can make flour. Quindi il baccello può essere raccolto, il baccello e i fiori possiamo prendere, sì. Ah, flour, you can make flour from the pot. Yeah. Okay, quindi si può fare la farina dal baccello. So you can make flour from the pods, the seeds in the pods. You can make pancakes. Ah, si fanno anche i pancakes, per esempio, con la farina. Right, and I think a lot of people don't realize that, you know, you can make... And the cost of the fruit is really high. Yeah. You see all that as this, I don't
$200, something yeah, well, like this. It's what's like funny about that, though, is like è caro. Mesquite is considered a superfood. Diciamo che questa questa specie è considerata un superfood. Meaning un elemento superfood. It has a it has a very high nutrient density. Perché ha una ha una densità, diciamo, di elementi nutritivi molto alti, molti nutrienti. Very very strong, very good food. So there's another variety. There's acacia saligna. C'è anche un altro tipo di acacia. Acacia saligna. Saligna. There's someone I know. His name's Tony Renato. Tony Renato. Actually, he's a Italian Australian. È un italo australiano. Oh, Tony. Yeah. So Tony. This man, Tony Renato, has been doing work by using acacia saligna, the seeds that come from that species. Utilizza i semi che si prendono appunto da questa specie vegetale. And what he's been doing is making flour from the seeds. Fa la farina a partire da questi semi. And he's been mixing that with I think it was barley flour. Or just different types of flour that's used to make bread. E la utilizza e la mischia con altri tipi di farina che vengono utilizzati per fare il pane. Right, he's been doing this in like Ethiopia. Ah, lo ha fatto per esempio in Etiopia. Because acacia is the seeds have a very high nutrient content as well. Perché i semi delle piante delle acace sono altamente nutritivi, hanno molte sostanze nutritive. So those are just a couple of examples of how you can get human food from this. There are actually some acacias that are used for medicine. Per esempio, un altro utilizzo anche a partire dai semi dell'acacia come rimedi, come medicine, sostanze, farmaci. The one that's coming right now is I believe, if I remember correctly, it's acacia Senegal. Dovrebbe essere questa la specie. I'll find out for sure. Poi. It's used for stomach problems. Che viene utilizzata la medicina che il medicamento che se ne ricava viene utilizzato per i problemi di stomaco. I'll find out for sure, but you can find. Non è completamente sicuro, però poi controllerà meglio. Yeah, I'll find online that there are people that sell products made from the seeds of the acacia tree to deal with stomach ailments. Mm-hmm. Ci sono proprio dei medicinali che vengono venduti e che sono composti attraverso i semi presi da questa specie di acacia. Right. So those are just a couple of examples, but there are many. I mean, you have to remember there are many species of these trees, and you can find that there are lists that document the uses. Queste sono soltanto alcuni esempi delle tantissime specie che possono essere utilizzate in questo modo. Well, just to finish, I mean, again, so we have human food, fuel wood. Ci sono anche il legname come combustibile, diciamo. Like to burn. Combustibile. Timber. Legname, per sì. Fiber. Le fibre. I tessuti. Resin. La resina. Dyes, like colors, you know, to make colors for clothes, dyes. Quindi sì, le or for hair or le tinture, right, coloranti, sì, coloranti. Tannins, same thing. E anche tannini, sì. So we have again medicine, food, fertility enhancement. Quindi aumenta la fertilità. Right. Soil stabilization, as we stabilizza il suolo. Beauty. Per la bellezza. Oxygen, of course. Per l'ossigeno. Wildlife habitat. Habitat della fauna selvatica. Right, bird habitat. L'habitat dei volatili, sì. Right, nutrient cycling.
il ciclo di il riciclaggio delle sostanze nutritive, nutrienti. And just overall diversity on the farm. E tutte le diversità agricole. And it's the diversity it's the diversity within ecosystems that really creates the fertility and the production and the stability. Ed è proprio la diversità negli ecosistemi che creano la fertilità, la produzione, il benessere della terra. That these are elements that can be used to provide that function. Questi sono alcuni dei sistemi che possono essere utilizzati con questi scopi. Yeah, and just a word about the wildlife habitat and the bird habitat. Per quanto riguarda gli habitat della fauna selvatica e dei volatili. What's interesting about what often happens with design is that the designs that you create are often they serve as gateways, ways to introduce more diversity through the animals because they carry seeds. Quindi quello che bisognerebbe fare è appunto avere più diversità anche di fauna perché consente questo un apporto maggiore di semi diversi, portano nel sistema, nel nostro sistema agricolo, più semi diversi. And I'll give you an example. I mean, I was just at Jeff Lawton's farm in Australia about 2.5 weeks ago. Più o meno 2 anni e mezzo fa in Australia. And one of the there was a intern on the farm who I believe his background is in ecology. Mm-hmm. C'era un diciamo un tirocinante che lavorava nella fattoria che aveva un background di ecologista. So he was told that I think before the farm was established, maybe a couple of years after they first started doing work, they counted 53 different species of animal, I think. 53. Prima di avviare, diciamo, questa attività, c'erano 53 specie diverse di animali. Questo prima. I believe in the years to follow, up to date, this intern said that he counted 116. Quindi dopo negli anni seguenti erano diventati 116 al momento in cui racconta si riferisce a questa storia 116 specie. Meaning by putting in the different plantings, the new plantings, it's created habitat for more different types of wildlife. Quindi che cosa era successo? Che con l'inserimento di nuove specie vegetali è aumentata la diversità della fauna. Now what often happens is you'll then start to find things that you didn't plant begin to grow. Inizierete anche a vedere che vi troverete delle specie vegetali che voi non avete piantato. Ma li troverete lì nel campo. Because you know you have to remember that seeds typically moved through animals. Perché sapete bene che i semi arrivano, si spostano attraverso gli animali. If I remember correctly, the term that at least I remember reading, the phenomenon in ecology, I believe you might be able to correct me. In ecologia c'è un fenomeno che si chiama. Zoccoli. Zoccoli. Right. It's the movement of seeds by way of animal. Lo spostamento dei semi attraverso gli animali. That's the term I remember. So dovrebbe essere questo il nome. So by creating these niches, and you should be familiar with this term niche. Niche. And at least in talking about some of the principles of permaculture, you are designing niches for both animals and plants. Quindi niche e le nicchie, ok. Quindi un po' proprio come uno dei principi della permacultura, dobbiamo riuscire a creare queste nicchie
per le specie vegetali e per le specie animali. Right, and the niche is in both, well, there's actually said to be three. There's a niche in time, and a niche in space, and a niche in time space. Quindi nicchie in termini di in tempo, nel tempo, nello spazio e tempo spazio. Right. So a forest is a really good example of that, and we can talk more about food forests and how that works design wise, but everything occupies a particular space in time, and then over time that changes. Quindi ogni specie occupa in un momento preciso uno spazio preciso, però nel tempo questa cosa cambia. E abbiamo un esempio, ne abbiamo un esempio molto chiaro nella foresta. And again, this can be a very important, a very useful understanding to apply in design, and especially in relation to how trees are used in design. Ed è un principio molto importante da tenere a mente quando progettiamo, quando ci troveremo a progettare appunto i nostri sistemi. Okay. A couple more points before lunch, because I know I think everybody's hungry and would like a break. Question. Yes. Le acacie che lui pianta, le pianta per dare fertilità in assoluto al suolo, oppure anche come consociazione ad altre piante? Usually when you plant the acacias, you use them to make the soil more stable, to support the soil, or also for other reasons, for quindi come sostegno, for guilds, sì, for le guilds. Yeah. Sì, no, well, this is interesting. Thank you for asking that, because there's another point to make. One of the reasons why trees are so important in design is because they are multifunctional elements. Quindi è molto importante, sono molto importanti perché hanno varie funzioni, sono degli elementi multifunzionali. Credo che lui voglia dire, il concetto è se quella funzione viene fatta solo in quel luogo o anche su una specie grande. I think the real question he was asking is how big is the surface that a nitrogen fixer works on. So how far out is the nitrogen sent? Is that quindi what è quanto l'azione, diciamo, dell'azoto sulla la porzione di terra sulla quale funziona l'azoto? No, non solo questo. No. Io volevo sapere se la pianta azoto fissatrice è giusto quello che sì. Lui osserva, cioè se funziona solo in quel posto oppure diffonde anche nel resto del terreno. Ma seconda cosa, se quella pianta è buona in assoluto perché dà fertilità al terreno oppure perché è buona da consociare ad altre piante. Ok, quindi, so one thing is the one that he was saying about the amount of the piece of land or of soil covered by its function, but also if you can use it together with some guilds. Oh yeah, absolutely, yeah. Absolutely. If you use them, yeah. Quindi sì, yeah, si usa in consociazione. Absolutely. I'll give you an example. Yeah, that's. No. What did you say? Quindi io le ho chiesto se poteva essere utilizzato per le consociazioni, per altri scopi, no? Sì. E lui ha detto sì. Assolutamente, quindi non è necessariamente da mettere insieme all'albicocco o al... No, assolutamente, nel senso sì, è così. Absolutely vuol dire sì, è così. Ho capito, ma assolutamente che? Che può essere utilizzato per le consociazioni. E quindi allora ci sono delle piante con cui va bene delle piante. So there are some plants that you can... Ha appena elencato una serie di funzioni di queste piante, cioè che secondo me non casca. Quindi può dare un raccolto, può dare azoto, non c'era quello che ho chiesto.
Carmine, penso che sia piuttosto ovvio l'idea che tu ci consorci una pianta perché è una cosa. No, per un semplice motivo, perché semplicemente dal ricopo piuttosto che. See, this is why I came to Italy. This is exactly why I came to Italy. He would like to know the exact name of the plants that you can put to, next to an acacia. Yeah, see, this is what I was looking for. He would like an answer. That's why he was doing like this. I can give him a list. I'll give him an example. Okay, ha detto che poi le dà una lista di piante che possono essere. Le dà una lista di piante che possono essere. Like, so for example, one of the things I'll make sure I do is I usually like to leave a companion planting list, mm-hmm. which includes things like fruit trees. Okay. Quindi yeah. Lui ha una lista che poi può darvi dove ci sono anche alberi che vanno abbinati. So you don't have to guess. Non dovete indovinare per caso. You don't have to guess. But what's great about the legume trees and many of the legumes is that they're pretty good with almost anything. What you have to be careful about is, of course, you don't want to use trees, for example, that might shade out other things that are desirable. You don't want to completely block out the light. Ovviamente dobbiamo, quando utilizziamo queste piante, quando li mettiamo insieme, dobbiamo stare attenti a non far sì che una copra l'altra, crea oppure una crei ombra sull'altra. I think what you'll notice about many of the legume trees, especially the way that the leaves are laid out and the way the canopies are, is that they're not super dense. They're not very, very dense. Per esempio, una caratteristica importante è che le foglie delle chiome non sono, diciamo, la densità delle foglie è molto alta. Yeah, so it's not. It doesn't provide so much cover that, again, it doesn't allow any light to come in like some other varieties of trees do. E ovviamente, a differenza di altre specie, di altri alberi, la quantità di luce che filtra è diversa, proprio per la conformazione della chioma. And because these are trees that you'll often coppice, you'll cut, and then you'll use the material you cut to drop down as mulch or maybe to use for compost or to feed to animals. Because you cut them relatively often, you're able to make sure that you clear enough of the material to allow for light to shine on. E siccome è una pianta che comunque si presta a molta potatura per vari scopi, bisogna stare attenti affinché comunque non andiamo a ricoprire, a lasciare il suolo ricoperto di questo materiale che abbiamo tagliato in modo tale che andiamo ad influire negativamente sull'infiltrazione poi del suolo. What's nice is these things, they grow back. So that these are trees that you can cut and then they grow again. In teoria, una volta che tagliamo gli alberi, poi ricrescono gli alberi. So that's what's so, you know. Dovrebbero ricrescere. That's what's so great about them. Ed è questa la cosa positiva, diciamo, grandiosa di questi alberi, che anche se li tagliamo ricrescono molto bene. And what you'll see, especially when talking about how the food forest is established, that These trees are often like sacrificial trees. Molto spesso si pensa, diciamo, a questi alberi come alberi sacrificali. Meaning you cut them to feed them to other things. Come se li tagliassimo per andare a nutrire altre piante, ad aiutare altre piante. Right, and so basically those trees live long enough to create the material that will help the longer lived trees come to full maturity. Quindi lo scopo, diciamo, di queste piante, anche quando le andiamo a tagliare, è che creino le circostanze positive per far aumentare la crescita anche delle altre specie, delle altre piante. This is why, you know, when we talk about the topic of yield, right? Actual production. You want to make sure that you have designed short-term
medium term, right, and long term yield. Quindi quando parliamo, pensiamo in termini di produzione, dobbiamo vederla appunto come produzione, raccolto a breve termine, medio termine e lungo termine. Because that way you're always able to produce something that you're able to use. Perché ovviamente dovremo sempre produrre qualcosa che poi noi dobbiamo utilizzare. You're diversifying your output. E andremo a diversificare la nostra produzione. Right, so in the long term what it ensures is that you don't become so reliant on one thing that, God forbid, you only get one bad season and you're sunk. Questo perché non dobbiamo concentrarci sulla produzione di una soltanto di una tipologia, di una specie, perché se dovesse capitare che una stagione va male, noi saremo persi se abbiamo concentrato tutte le nostre energie su un'unica specie. Yeah, so if you can think of any sort of like any famine in history. Come è capitato durante nelle varie fasi della storia di come si dice, di famine, di carestia. Yes. Like, so for example, example I often use is the Irish potato famine. Per esempio la carestia delle patate irlandesi in Irlanda. Right, so the main crop obviously is potatoes. Ovviamente lì l'elemento fondamentale era la patata, la coltivazione delle patate. Or you can think of the Dust Bowl in America. The Dust Bowl? Dust Bowl. The Dust Bowl. Dust. In America un frutto. No, Dust Bowl. There was a really, you know what I mean? There was a, in the 1920, early part of the 20th century. All'inizio del ventesimo secolo. Dust Bowl. Praticamente ci fu un'annata in cui soprattutto gli Stati Uniti meridionali, no? South of in the southern part of this the was US. Like in the plains, in the plains, and then also the southeast, like Oklahoma, those places. Negli Stati the di Oklahoma. Praticamente ci furono queste tempeste di sabbia. With sandstorms. Yeah, like big dust storms because the land was misused. They tried to. E quindi praticamente si ritrovarono tutti sul lastrico perché sì. Cioè, deserto, ma proprio quel raccolto andò male, quindi praticamente tutto. Stavano tutti distrutti economicamente. Nel 29 ci fu questa cosa e migrarono tutti verso la California. In the 1929 they all migrated to California. Right, like California. John Steinbeck. Grapes of Wrath. Furore. Right, right. So that book was really about that period. Quindi questo libro era riguardava appunto questo periodo, era ambientato in questo periodo. But the point being that, and there are a lot of reasons why the Dust Bowl happened, but the point being that when you become too reliant on one type of output, that when that output is no longer viable, then you've pretty much you run into a big problem because there's nothing else for you. You become reliant on one thing. Ci sono state molteplici motivazioni alla base di questo problema, però che questo succede soprattutto perché quando si è dipendenti da un unico frutto, da un'unica produzione di un unico tipo, se poi questa va male, ci sono conseguenze disastrose. Right. So we'll get more into again how these things, how these ideas can be worked into how trees are used. The question about the surface, the nitrogen. Oh, right, right. So, well, I think generally what. La prima domanda, diciamo, che hai fatto. Yeah. So the nitrogen, and again some of the other nutrients that were mentioned before. Quindi l'azoto e alcuni degli altri elementi di cui abbiamo parlato prima. Like here, they mentioned the phosphorus and the potassium. Potassium. Like whenever a plant grows, quando una pianta cresce, it pulls up nutrients from out of the soil and it basically collects it in its body. Prende le sostanze nutritive dal suolo e le mantiene, le conserva nel suo corpo, nella struttura della pianta stessa. Right, so it comes through the roots and then it ends up in the leaves and the stem. Quindi partono, le prende dalle radici e le porta nelle foglie. So either when it's cut,
Quindi una volta che andiamo a tagliare le foglie o i rami della pianta, or when it dies, o quando la pianta muore, those nutrients now become available on the surface. Quelle sostanze nutritive adesso diventano a disposizione del suolo dove sono cadute. So basically what happens when you mulch the tree or you cut the tree is you're taking those nutrients and you can put them down on the surface. Quindi quando, che succede? Quando potiamo gli alberi, tagliamo gli alberi, li mettiamo sul suolo, così quelle sostanze nutritive delle parti che abbiamo tagliato vanno a finire nel suolo. Domanda, siccome le acace sono velenose per la gran parte, sia nelle radici che nella corteccia e compagnia, quando tagliamo mettiamo anche il veleno nel suolo allora? Acacia has a poison in the roots and in the bark. So when you cut them, the part, you put poison also into the soil. So when you put them into the soil. Which acacia, do you know which species? Quale specie? Non lo so quale specie, però di acacia, la corteccia e le radici. Many of them, many of the acacia species have poison in the roots and in the bark. One of the things that can be done if there's a worry about the poison is that these things, oftentimes this is where composting becomes very important. If there is a worry about toxins, is that in the composting process, the toxins become inert. They get locked up. They're no longer available. So this would be a problem when you do the composting? Meaning you can get rid of the problem. It's no longer a problem if he's worried about that. If you compost that material. Ah, quindi questo potrebbe essere risolto, diciamo, questo problema utilizzando le parti che contengono appunto il veleno per fare un compost. Perché which is the function of why you were talking about the fact that they become in. Yeah, this is they, some, which is the function of putting them in the compost. Right. So often if there's a worry of about toxins, the composting process itself is something that helps to detoxify. Ah, perché material. Mettendolo nel composto, se è un problema di tossine del veleno, nel composto vengono c'è un procedimento di detossinazione, penso. It's almost like it's deactivated. È come se fosse disattivato. Sapevi che la maggior parte della calce fosse velenosa? Did you know that the majority part species of acacia is poisonous? I myself have never heard of problems with poisons in acacia. No. I'm just saying if there is a problem, I haven't heard of it. If there's a problem with that, this is an interesting thing. Either it can be that material can be composted, or again, when animals eat that material. Here's to appreciate what animals offer you. They're like material processors. Un'altra soluzione, oltre a quella che ha suggerito del compost, si possono utilizzare attraverso gli animali, perché molte volte gli animali, mangiandole, diciamo, fanno un processo su questi materiali. Li processano. And then in processing that material, it goes through the gut, and then it comes out the other end. E ovviamente right. Poi attraverso loro, quando vengono poi eliminate queste sostanze, sono state trasformate, quindi non sono più velenose. And that material is extremely valuable. That manure, it's very very, and especially using these types of fodder, it's a very high grade. Manure. E il letame che ne deriva in questo caso è molto molto buono. But the process of digestion and then the composting process, it seems to, you know, catalyze some type of reaction that gets rid of any harmful material, any harmful. Quindi attraverso sia il processo della digestione degli animali che è il processo del compostaggio, del compost. Avviene questa metamorfosi, trasformazione del materiale che non è più velenoso. Un po' come il cartone, ci diceva Saviana, no? Like the cardboard, Saviana, the other teacher talked about the question from the other teacher about cardboard. Is it toxic cardboard if you put it in the earth,
And she said the same thing. Yeah, because it's something in the composting process. It's like salinity, for example, which is something else that's worried about. Il problema della salinità è un altro problema. Se è velenoso per l'uomo, è velenoso anche per i mammiferi, quindi com'è che loro lo mangiano, lo digeriscono? She's worried about whether if it's a poison for human, it's also poison for animals. For mammals, I mean. Well, the animals. What was interesting, I mean, this is sort of my test. If acacias were so bad, then pretty much any and all animals you have in most of the dry lands of the world would be dead. Ecco perché, cioè, gli fa strano questo discorso, perché dice se fosse così velenosa la acacia, la maggior parte delle specie animali sarebbero morte, morirebbero. Also, only the bark and the roots and the have bark poison. And the roots. Yes. Yeah. So the leaves itself are fine. Yes. I think if there's really concern about the bark and the wood, if you were to use those elements and try to use them in, you know, as amendments to soil, I would first compost them. But that's why using the bark and the wood and things is good either for timber or for fuel wood. Ecco perché. O, come diceva prima, utilizzare il compost, se vogliamo utilizzare queste parti, radici e corteccia, oppure utilizzarle per legname e il combustibile. Right. So it's just understanding the limitations of the uses of the different parts of the quindi plant. Quindi si tratta di capire i limiti, ovviamente, delle parti distinte della pianta. But the leaves are però le foglie excellent. Invece sono eccellenti, sono molto excellent. Buone. Yeah, yeah. So, okay, let's leave it here and then we'll see about finishing up trees on the after lunch, and then we'll go into climate. Okay, facciamo una pausa, la pausa a pranzo, e poi terminiamo la questione sugli alberi dopo pranzo, e poi parliamo del clima. I'll do it myself. I just want to ask, everything okay? Tutto bene, tutto chiaro, tutto good. Bene. Five, four.